vecchio stiamo svoltando per via Montebello che è l'inizio di quello che viene comunemente chiamato il Gir de Scolvecchi. Siamo di fianco alla casa di Toderi ed inizia la strada dissestata. Continuiamo nel nostro percorso qui. Ancora la strada, pur nelle sue buche, risulta agibile e qui entriamo. La strada comincia a essere molto brutta. Qui ci troviamo sotto la Gardellina. E questo forse è uno dei pezzi più rovinati del Gir de Scolvecchi. Asfalto qua esiste per modo di dire, e tutto questo tratto in queste condizioni. Qua l'asfalto è scomparso quasi completamente. Vedete anche dai sobbalzi della macchina. Qui entriamo forse nella zona più ridotta mare. Ora immagino il tratto di strada appena percorso, mentre qua ci troviamo proprio in un pantano. Tra le piogge tratto di strada che anche per chi fa una passeggiata risulta abbastanza malmesso. Sicuramente una strada da non fare con scarpe buone e pulite. Stiamo continuando sulla strada girando attorno alla Gardellina e vedete i solchi che si presentano sulla sede stradale, mentre qua la situazione sembra migliorare un po', ma non di molto. E qua siamo al giro di boa delle Scolvecchi con l'incontro con la strada, con la Fusarola. Ora svoltiamo a destra per rimboccarci sulla Fusarola.
e qua parte l'asfalto molto rigato, comunque si cammina. Vediamo nascere l'erba in mezzo all'asfalto, la campagna si sta riprendendo i suoi spazi. Mentre vediamo in mezzo alla strada delle buche non indifferenti. E scendiamo per guardare da vicino questa che è una bella buca, una bella buca al centro della strada, una serie di buche abbastanza profonde al centro della strada, direi questa quasi piccolo lago per i pesci, quindi occhio se arrivate in macchina, occhio alle gomme e alle sospensioni in questo pezzo di strada. Occhio anche camminare troppo ai bordi, il rischio è abbastanza elevato anche in questo caso. Vediamo la profondità che potrebbe mettere in difficoltà soprattutto moto, motorini e mezzi a due ruote. Cartello Castelvecchio che vediamo quasi illeggibile, non sappiamo chi siano gli autori di questo, anche se è da un po' che ci sono. E vediamo la via Fusarola.